Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Vagrant Story, dove appunto nella scorsa puntata abbiamo scoperto cosa è successo nella vita del nostro Risk Breaker. Ecco, porca maledetta. Cosa è successo nella vita del nostro Risk Breaker e quindi adesso possiamo tornare indietro. Per aprire la porta con il sigillo camomilla. Qua avevo fatto un buona combo, però direi che non mi serve perché i pipistrelli muoiono in one shot. Oddio, ho rotto la cassa. Ma tanto non mi serviva, quindi va bene così. Allora, torniamo indietro. Senza armi, ovviamente il risk diminu cioè diciamo il risk si ricarica prima. Velocissimo! Certo, l'ho premuto subito, ma non mi interessava, tanto l'avevo già fatto schiattare. Posando le armi, il risk si, diciamo, si scarica velocissimamente, quindi ricordatevi di scaricare le armi. Ok, pipistrello ci muore in one shot, quindi non è un problema. Ecco, il cane mi piglia lo stesso. Però già con due colpi lo riusciamo a fare fuori. Vedete, piano piano riprendo anche io l'abitudine delle combo e non ce n'è più per nessuno. Gli avversari praticamente non si muoveranno più. Addirittura colpo critico. Ci sarebbe il cane là sopra, ma non mi interessa sconfiggerlo. No, qua sono stato veloce, però colpo critico, quindi va bene. Oddio, ce n'è ancora uno. L'ombra mi aiuta tantissimo qua. Vedete adesso che la balestra sta facendo più danni? Sta facendo più danni perché molto probabilmente avrò raggiunto il massimale di danni, di punti PP. Lo so, velocissimo, ma non mi interessa. Ho preso di nuovo la trappola, porca miseria. Bello che lo sapevo che c'era, quindi. Però vabbè. Alla fine è una trappola abbastanza innocua. Bene. Ma sbaglio o si trova? Ok, si trovava là sopra? Che figata. Qui non c'è nessuno. Apriamo la porta con il sigillo camomilla. Ovviamente adesso il grimorio camomilla diventa polvere, però noi possiamo appunto entrare nella area successiva. Esatto, ci ritroviamo adesso ad affrontare addirittura i non morti. Ok, no, sono stato troppo veloce. Come
colpo critico. E qua dovremmo ottenere lo stocco, esatto. Quindi nuova arma per noi, che ovviamente ricapita a fagiolo, perché adesso ovviamente devo equipaggiare una nuova arma. Ecco, PP 149 su 150, perché per l'appunto siamo arrivati là. Lo stocco, attacco forza addirittura 12, portata 3, risk 1, quindi molto simile alla Fandango. Cioè proprio sono praticamente uguali, solo che... il danno qua è 12, qua addirittura 12, però con la propotenza, diciamo, tra virgolette, della spada. Facciamo qua che utilizziamo adesso lo scudo piccolo, che ha molta più difesa. Ok. E qua, se non sbaglio, se vado su abilità e abilità di chain, devo impostare. No, ok, sono già impostate. Perfetto, quindi aspetta, abilità, fatemi vedere l'abilità di chain. Heavy shot, preferisco farlo col cerchio. Gain life con triangolo e temper con quadrato. Ok. Perché diciamo che premere il tasto cerchio mi viene molto più facile da prima combo. Quindi voglio avere già il boost del 70% subito. E poi piano piano fare anche le altre combo. Ecco qui la stessa cosa. Appaiono i non morti. Giustamente ormai fa tutto parte del gioco di Sydney. Con la spada sono decisamente più bravo rispetto a prima, perché con le spade diciamo ero un pochino abituato. Ora qua neanche l'ho visto perché mi stavo grattando la testa. No, qua ho sbagliato io, perché ho ripremuto lo stesso tasto. È bello che possiamo anche recuperare HP qua. Vedete, possiamo recuperare o MP o HP. Che qua penso che già... Oddio, ancora... Ancora vivo. Vedete, col primo sono abbastanza. Col primo sono bravo perché mi ricordo la tempistica. Col secondo attacco, ovvero quello che riprende gli HP, o che riprende in generale. O che riprende gli MP. Abilità di Chain: Mind Assault, riduci gli MP del nemico. Ashley recupera una quantità di MP. Aggiunge torpore all'attacco. Aggiunge veleno all'attacco. Questo è ottimo. Veleno è molto buono. E me la metto subito. Abilità di Chain. Metto Snake Venom al posto di... Aggiunge 40% di danni e ripara una piccola quantità di DP. Ah, questo è interessante. Questo invece recupera il 30% di danni inflitti. No, vabbè, facciamo così. Che comunque aggiungere il danno veleno è sempre una cosa buona e giusta. Devo far abbassare il risk però. Ok, penso che così ci sia rimasto secco. Bene, mi bastano una chain da due. Questo addirittura colpo critico. Ok. Qui non credo che ci sia altro. No? Ok, facciamo abbassare un po' il risk. Perfetto. E possiamo andare avanti. Qui sicuramente c'è qualcuno. Forse qua c'era il boss. Sì, perché c'è il forziere lì. Qua c'era un altro boss. Che era la guardia. Sì, esatto, il non morto. Quello metallico. Questo è abbastanza infame. Ecco
Eccolo qua. Addome addirittura 22. Join Heart. Che figlio di... Stiamo attenti a... qua mi sono fatto colpire come un cretino. Non è particolarmente difficile questo boss. Anche lui è abbastanza... diciamo abbastanza facile da sconfiggere. Poi soprattutto l'attacco Drainheart leva poco. Diciamo non ho bisogno neanche di pararmi, alla fine non mi interessa più di tanto. Stiamo attenti perché purtroppo... Il fatto di avere tanto risk addosso mi penalizza, quindi diciamo che da un lato dovrei anche stare praticamente fermo a pararmi. Veloce qua. Ovviamente qua mi ero... ho fatto la parata quella del... Ecco, questa è la parata che volevo, quella che mi recuperava parte del danno. Ecco, riduce il risk di 50 punti, che mi serve assolutamente adesso. E adesso possiamo ricominciare ad attaccare. E dai! No, non volevo fare subito la parata. Ok, sconfitto. Volevo fare la parata. Prima volevo fare un'altra parata, però non ci sono riuscito. Perché ero convinto di poter attoccare. Ero convinto di poter colpire prima. Normal Agent, quindi stiamo iniziando ad aumentare. Vediamo qual è il nostro bonus. HP più 3. Vabbè. Diventeremo dei tank. Elisir delle regine. Accresce gli HP ancora. Accresce gli MP e Grimorio Lux, che per me... Grimorio contenente la magia Spirit Surge, evoca uno spirito della luce. Figo. Quindi, facciamo oggetti. Andiamo subito ad utilizzare l'Elisir dei Maghi, che aumenta gli MP. Quindi MP su. MP più 2. Quindi adesso avremo 52 MP. Aumentiamo gli HP, dato che comunque ancora non li avevamo aumentati tanto, quindi adesso addirittura HP più 4, proprio diventiamo dei tank di tutta regola. E qua ovviamente ancora non lo possiamo fare, però a breve potremo utilizzare anche il Grimorio Lux. Allora, prendiamo il forziere, cosa troviamo? Artiglio rugginoso, lancia a due mani, Braveheart... accresce il tasso di successo degli attacchi non magici del 20%, piazzare su un'arma. Quindi questa già è una gemma. E poi il bulbo curativo. Le gemme vi ho spiegato che si possono poi inserire successivamente nelle armi tramite le officine o diciamo tramite appunto l'assemblaggio e lo smembramento, come piace chiamarlo a me, delle armi. Allora qua non c'è più niente da fare.
Voglio vedere una cosa. Oggetti. Ovviamente lo stocco ancora come PP sarà abbastanza debole. Esatto. Però guardate l'artiglio ruginoso. Praticamente ha una forza di 12, una portata di 5 addirittura, quindi molto più ampia. Il risk di 1 e l'agilità meno 7, quindi giustamente è un po' più goffo da utilizzare. Andiamo avanti. Anche perché ci stiamo avvicinando verso una parte che a me piaceva tantissimo del gioco. No! Dannato! Ok. HP 96, stiamo attenti perché... addirittura attacco critico. Ok, non c'è bisogno di fare combo. I pipistrelli hanno all'incirca 50 HP. Quindi, una volta che gliene tolgo 60, sta diventando sempre più forte anche lo stocco. Come potete vedere, man mano che acquisiamo PP, diventa sempre più forte. La cosa che, se non mi sbaglio, è che quando smontiamo le armi, praticamente i PP si riazzerano. Cioè, se noi smontiamo le armi e le riassembliamo, praticamente i PP si svuotano. Quindi dobbiamo praticamente rifarli. Allora, curiamoci di 50 HP, così almeno abbiamo un pochino di vita in più. A dire il vero, volevo utilizzare il Grimorio Lux. Ecco, vediamo se posso utilizzarlo ora. Così. Ecco, guardate quanto leva. Spirit Surge. Manca. Bene. Però ho imparato la magia. A me interessava questo. Ho imparato la magia Spirit Surge. Ok, recupero un po' di... Fuori un altro. Anche perché la magia... Ecco, stregone, Spirit Surge, singolo. Uno spirito di luce attacca il nemico. Sì, esatto. Era proprio la magia praticamente sancta. Se vogliamo paragonarla a una magia a tema Final Fantasy. È praticamente la magia sancta. Aspettiamo l'altro pipistrello che si avvicina. Eccolo qua. Velocissimo, ma non mi interessa fare la chain perché era semplicemente lo spam di tasti che stavo facendo. Madonna mia, quanto ha tolto. Ok, qua praticamente siamo tornati indietro, per cui non mi interessa andare qua. Dobbiamo andare di qua. Perché là è dove avevamo aperto praticamente con il Grimorio Camomilla. Non la vedevo l'animazione, quindi non riuscivo a fare la chain. Oh, eccoci qua. Io direi che possiamo anche salvare. Ovviamente continuiamo perché ancora non abbiamo fatto tantissimo. No, non abbiamo fatto tantissimo. Ecco, sbagliato. Possiamo fare un altro pochino. Secondo i miei calcoli, oggi dovremmo riuscire ad arrivare alla prima officina del gioco. Ora non so se effettivamente riusciremo ad arrivarci, però secondo i miei calcoli dovremmo farcela.
Ok. Cosa mi dai? Daga. Vediamo come è combinata la daga. Tu a quanti pp sei arrivato? Ok, praticamente hai finito. Quindi attacco forza 9, risk 1, portata 1. Quindi praticamente proprio. Però, come potete vedere, è di ferro. Tagliente a una mano. Essendo di ferro, è decisamente più forte rispetto alle altre. Infatti, come potete vedere, praticamente tra classe affinità e tipo abbiamo. Ecco, affinità e tipo. Abbiamo umani 1, bestie 1, non morti meno 2, fantasmi 1, draghi 1, malvagi 0 addirittura. Quindi abbiamo nessun malus praticamente per quanto riguarda i danni, ma abbiamo quasi tutti dei bonus, proprio perché in ferro, diciamo, le armi iniziano ad essere decisamente più forti. Qui invece abbiamo il settimo paradiso che con le bestie è più forte. Gli umani così e così, la Fandango che invece con gli umani è decisamente più forte, eccetera eccetera. Allora, equipaggio la daga, anche se è difficile, molto difficile da utilizzare la daga, però la voglio utilizzare. Allora, qua aspetta, ma qua aspetta, no, qua sono praticamente all'inizio. E allora forse devo andare veramente di là. Ho fatto, mi sa, una piccola cagata. Forse devo andare veramente di là. O forse ho sbagliato tutto. Devo ricordarmi un attimo la mappa. Perché praticamente questa è la porta che abbiamo aperto con il Grimorio. Ehi. Giustamente facciamo meno danni adesso. La portata qua è praticamente difficilissima, vedete, perché la portata A1 rende praticamente il combattimento ravvicinato di 200 volte. Bene. Così le chain nel frattempo. Vedete, le chain devono scattare praticamente nel momento in cui noi colpiamo il nostro avversario. Vedete, già l'attacco è salito a 62, proprio perché appunto stiamo iniziando a prendere PP, quindi Fantoma Points, e per cui stiamo diventando decisamente più forti. Qui non mi ha colpito. Ecco, da qua dovevo andare. Oh, ma perché non si gira? Ah, ecco, avevo sbagliato. Fortunatamente sono andato indietro ho fatto questo backtracking senza neanche volerlo. Io non capisco perché qua non mi funzionano i tasti. Ok. Ho a volte i tasti che. Questo dovrebbe essere il forziere dove posso depositare le robe, se non sbaglio, perché è quello più grosso. Esatto, no. Non controllo lo scrigno. Abbiamo già salvato prima. Per cui possiamo andare avanti. Qui ci sono dei cani più forti, come potete vedere. Sono dei cani che hanno una sorta di collare demoniaco. Veleno. Quindi abbiamo inflitto veleno. Ok, sconfitto. Il risk è ancora basso, quindi possiamo andare tranquillamente.
Oh, veleno, non è male come status. Curiamoci. 88 HP, non male. Ok, dimezzati i danni. Oh, sconfitta la melma. Questa è stata una grande prova, infatti adesso posso migliorare le abilità. Io vado avanti ancora con le abilità di Chain, perché preferisco. Aggiunge torpore all'attacco, aggiunge il silenzio all'attacco. Non lo so, forse silenzio all'attacco sì, è più utile. E lo voglio equipaggiare subito. Abilità di Chain, a posto di Gain Life. Metto silenzio all'attacco. Così contro i maghi o comunque quelli che utilizzano le magie. Avere l'attacco silenzio. Ecco, trappola congelamento. Avere l'attacco silenzio è tanta roba. Allora, curiamoci. Utilizziamo un'altra volta la magia, visto che comunque. Non costa neanche tanti PM o MP, non lo so, in base a come li chiamate. Ok, il risk sta letteralmente scendendo. Aspettiamo che scenda un pochino. Gli MP si ricaricano pure. Diciamo che il gioco, bene o male, dovete anche avere queste fasi un po' di attesa, no? Ok, 74 addirittura. Quindi i PP già stanno crescendo in modo sproporzionato. Comunque silenzio glielo abbiamo inflitto. È perché questi attacchi secondari, a parte, vedete questo, sono molto più veloci. Quindi non riesco praticamente mai a fare la combo. Vedete, io sono abituato a questo. Cioè i primi due attacchi li riesco a fare praticamente sempre perché ero abituato quando ero più piccolo, no? A fare questo tipo di combo. Soprattutto quello con il colpo potenziato. Mentre invece gli altri li ho utilizzati sempre meno. Dovete stare anche attenti a questi dettagli. Dove praticamente se siete dentro il. Se siete praticamente dietro un muro o dietro un oggetto che potrebbe pararvi l'attacco, il vostro attacco andrà a vuoto. Ok, qua è tutto fatto. Qui c'è una porta che è bloccata. La porta è arrugginita e non si apre. Ci vorrebbe un terremoto per aprirla. Ok, quindi dobbiamo aspettare che appunto ci sia un terremoto, ma per il momento andiamo da un'altra parte. Ecco, qua dovrebbero esserci dei nemici. No, qua ora forse c'è il terremoto? No. Ah, il fantasma, quel dannato! Devo sconfiggerlo entro tot. No! Sì, però porca. Ecco, sparito.
No! Madonna, poi lui attacca subito. Meno male che mi sto recuperando le difese. Sconfitto. Ah. Maledetto. Sconfitto il fantasma. Ottimo. Bulbo curativo ed elisir dei regi. Ho imparato qualcos'altro. Ashley recupera dall'oblio della sua memoria la break art. Ah, la break art. Ok, tipo la limit. Abilità di chain. Aggiunge il 10% dei danni inflitti ed aggiunge la medesima quantità ai PP. Ottimo. Terremoto, che è quello che ci stava aspettando prima. Per la porta. Qui abbiamo l'apertura del forziere che mi fa trovare. La fatica di Efesto, che è una spada a due mani. I Knuckles e Elisir delle Regine. Allora, utilizziamo oggetti. Elisir delle Regine che mi fa aumentare gli HP. Poi. Aumenta la forza, ottimo. Forza up. Questo finalmente un boost. Boost più 4 alla forza. Buono. Pozione curativa. No, bulbo curativo lo posso utilizzare. Tanto ne ho parecchi. Quindi utilizziamolo. Tanto poi male che vado anche la magia. Quindi va benissimo. Ecco, come potete vedere, Breakheart. Whistle Sting, che come arma di tipo contundente, quindi mi serve un'arma contundente per fare appunto la mia break, la mia limit, se così si può dire. Allora, equipaggia, daga, ok, i PP sono già al massimo, quindi utilizziamo la fatica di Efesto, attacco addirittura forza 13, eccola qui. Il guanto di pelle lo sostituisco, gli metto il Knuckles che mi dà la difesa e forza aumentata. Ok, qua potrei fare addirittura modifica, vedete, per mettere le gemme, praticamente vedete, incastonare le gemme e si può mettere soltanto all'artiglio rugginoso, vedi, castoni disponibili sull'arma 1. Ok, qui non si apre, mentre invece l'altra porta adesso si apre perché appunto il terremoto lo abbiamo provocato e adesso possiamo aprire la porta. Non so se si respawnano i mostri. No. Ecco. E forse adesso si sblocca anche l'altra. O forse no. No, è crollata, mi sa, la parete. È crollata la parete, adesso qua se non ricordo male la strada era bloccata forse. Ah no, si è sbloccata anche la porta di qua. Oddio, nuovamente. No, il fantasma. Con sta forza down è un casino. Sono caduto. Ecco, vedete, praticamente crolla il ponte, cioè crolla la zona e non posso fare altrimenti, cioè non posso andare altrove. Break Arts spadone, vedi Break Arts. Ah, ho imparato la Break Art praticamente della daga, lol. Ok. Che stavo facendo? Ah, ecco sì, abilità di chain.
Aggiunge 10% di danni inflitti ed aggiunge la medesima quantità di pippi. Questa potrebbe essere interessante. Però per il momento la lascio perdere perché veleno e silenzio secondo me sono statistiche che non sono male. Cioè, diciamo, sono dei malus che non sono male. Ok, forza giù è stata tolta. Io inflitto silenzio. Anche se non so fino a che punto poteva essermi utile. No, troppo veloce. Con la spada a due mani non li ricordo bene. Madonna mia, 92 mi ha tolto. Non li ricordo bene le sequenze. Poi lui comunque è anche molto resistente, eh? Cioè. Giustamente non ho fatto danni, quindi. È inutile continuare la chain perché tanto. Ok, KO. Non credo ci sia qualcun altro. Anzi, sì, là ce n'è uno. Però aspettate che faccio calare un po' il risk. Visto che per ora comunque è a terra, quindi. E ci sono due porte, una a destra e una a sinistra. Ora qua non mi ricordo effettivamente dove dovevo andare per trama. Ok, e qua aumentiamo le nostre abilità. Andiamo sulle abilità di Chain. Converte il 10% dei danni subiti da Ashley in danno aggiuntivo. Ah sì, prendo questa. Appena finisco le abilità di Chain, vado su quelle di difesa. Tanto per il momento. Allora, andiamo prima nella porta di destra. Vediamo che cosa c'era qua. Ok, quindi il masso lo poteva alzare? No, lo poteva spostare. Ah, ok, allora aspettate. Devo uscire e rientrare un attimo perché ho fatto il fail. Comunque sto registrando parecchio, quindi mi sa che. Aspetta, mi sa che ho fatto una cagata qua. Perché dovevo fare così, se non sbaglio. No, aspetta. Esatto. Dovevo fare così. Non so se mi basta solo questa per salire. No, infatti. Aspetta, ho capito cosa dovevo fare. Vedete, esistono anche questi puzzle, no? Che praticamente vi rendono il tutto più difficile. Sono un deficiente, sono un deficiente. Sono un deficiente perché lo devo spostare al contrario. Cioè mi sono autoconvinto che praticamente potevo spostare potevo spostare il masso, quindi l'ho spinto per la percovera e non dall'altro lato. Lo so, ragazzi, purtroppo anche io sono delle volte un po' tardo.
Allora, perché questo qua, se io lo vado a mettere, se io lo vado a mettere qua, giusto? Io posso fare poi, ehi, no, posso fare così, 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 giusto? Sì. Di qua scendiamo, questo lo riprendo, lo metto di qua, tanto non mi interessa. Poi questo lo sposto così, poi lo sposto così, lo sposto così. Questo lo mettiamo così di sopra e posso salire. Esatto. Molto easy. Bene, fatto fuori. Vedete, questo addirittura ha il braccio destro indebolito. Quindi gli attacchi sul braccio destro sono decisamente più forti. Stavo facendo già le prime chain a 4, a 5. Già stiamo iniziando. No, velocissimo. Perché porca miseria, pensavo di poter attaccare di nuovo. Che è sconfitto. Andiamo avanti. Ok, mancato. Già con 31 di risk che mi manchi il colpo è una gran cagata. Ok, presa. Non credo ci sia. Oddio. Troppo veloce. Troppo veloce. Qua lento. Sconfitto. Bene. Non penso ci sia altro. Ci sono addirittura due porte qua. E una porta centrale. Però qua ho registrato abbastanza. Quindi direi che posso salvare qui per il momento. E direi che per questa puntata possa essere tutto. Abbiamo fatto abbastanza, a dire la verità. Abbiamo preso un po' di padronanza, abbiamo fatto dei piccoli combattimenti, quindi direi che come puntata ci siamo. Quindi, per il momento è tutto, vi ringrazio al solito per essere stati con me, quindi direi che ci possiamo vedere alla prossima.